Oggi continuiamo questa carrellata molto molto introduttiva sulle tecniche di ricostruzione tomografica con applicazione principale in medicina. E ripartiamo da questa diapositiva che un po' racchiude eh, molti dei concetti importanti che avevamo eh, sottolineato nel primo incontro. E quello che abbiamo detto è che questi sistemi di imaging possono essere da un punto di vista eh, formale descritti come dei eh, sistemi lineari. E ovviamente la linearità è garantita soltanto in eh, un certo range di utilizzo, in un certo range di valori delle funzioni che mandiamo come input. Ho fatto l'esempio della fotocamera, eh, del telefono cellulare. Eh, se noi riprendiamo un oggetto molto, molto luminoso, che ne so il sole, allora siamo sicuramente al di fuori del regime di linearità. Questa stessa premessa può essere fatta per gli scanner medicali. Ovviamente, l'oggetto che supera il range dinamico, quindi che simula come dire, le caratteristiche del Sole, in questo caso, dipende dalla modalità di imaging. Ecco, nel caso dell'ATAC che si basa sulla trasmissione di raggi X, posso immaginarmi un oggetto molto, molto denso, in quanto è la densità che stiamo andando a misurare. Che ne so, faccio un esempio, un, un, un cavo elettrico con un nucleo di rame di diversi centimetri di, di diametro. Ecco, quello è, è l'equivalente del sole per uno scanner TAC. Sicuramente non è possibile fare un imaging corretto con oggetti di questo tipo. Nel caso di uno scanner basato sulla rivelazione di raggi gamma. Ecco, una eh, quantità di attività molto molto alta fa più o meno lo stesso effetto, cioè provoca una, eh, un andare al di fuori del regime di linearità dello scanner e quindi eh, un violare un po' tutte le condizioni che sono alla base sia del funzionamento fisico dello strumento ma anche alla base dei principi di ricostruzione dell'immagine. Allora come abbiamo eh, eh, schematizzato un sistema lineare? Abbiamo schematizzato come una scatola nera che può essere descritta da un operatore che indica per esempio, con la lettera S per sistema va benissimo in ingresso. Nel caso degli imaging eh, di tipo medicale, eh, mandiamo tipicamente una funzione, la cosiddetta funzione oggetto, che rappresenta una caratteristica. Eh, 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 propria del paziente che stiamo andando ad analizzare che ovviamente non può dipendere dalle caratteristiche dell'estrumento in quanto è, è, è rappresenta la verità cioè ciò che vogliamo andare a misurare con un'accuratezza che sia la maggiore possibile e questa tipicamente è una funzione che dipende sia dalle coordinate spaziali che dal tempo mm? cosa abbiamo in uscita? in uscita abbiamo quella che chiamiamo immagine mm? che vorrebbe essere la rappresentazione più fedele possibile dell'oggetto, compatibilmente con le prestazioni dello scanner. E se facciamo un po' di conti e andiamo a vedere un po' cosa succede, quello che possiamo dire eh, con una eh, discreta eh, accuratezza è che l'immagine che otteniamo è data dalla convoluzione dell'oggetto per una certa funzione che descrive un po' la cosiddetta risposta impulsiva dello scanner e a questo però dobbiamo aggiungerci in qualche cosa che è inevitabile in tutti i processi di misura fisica, cioè il rumore, quindi una variabile aleatoria, più degli elementi indesiderati che un po' rappresentano quella che è la malposizione del problema inverso di ricostruzione, li chiamiamo artefatti. Ecco, in realtà è tutto molto più complicato di così, questa è proprio anche una rappresentazione molto molto approssimata, in primis perché quello che non emerge qui è che la F è una funzione continua dello spazio, io sono un potenziale paziente, e la densità sul mio corpo cambia in maniera continua rispetto alle variabili spaziali e temporali, quello che abbiamo in uscita è tipicamente invece un oggetto discreto, quindi campionato su un insieme di, di punti però finito. Okay? Eh, questa eh, diciamo, quest espressione in realtà però ci aiuta a sottolineare un aspetto importante cioè che quello che stiamo andando a vedere è un qualche cosa che racchiude al suo interno l'informazione che stiamo cercando ma non la esprime nella maniera eh, come dire più fedele possibile quindi ogni medico che guarda un'immagine deve sapere che l'informazione che stiamo cercando è celata in qualche modo all'interno del dato che gli si presenta davanti allo schermo e la differenza tra queste due è entità deve essere ben chiara. Quindi anche in questo caso quello che si sta facendo è risolvere un problema inverso, cioè a dire guardo un'immagine anche ricostruita tomograficamente, ma anche in questo caso so che a causa delle prestazioni limitate per motivi fisici dello scanner l'oggetto può essere diverso da quello che io sto guardando. In realtà questa è un'operazione che se trascuriamo il noise e gli artefatti può essere eh, diciamo assimilata a un'operazione di convoluzione tipicamente questo è un problema inverso che si risolve con delle tecniche per l'appunto di deconvoluzione. Ahimè la deconvoluzione in presenza di rumore è eh, un brutto affare, ecco quindi ci vogliono delle tecniche di regolarizzazione e sicuramente non è possibile ottenere esattamente F conoscendo soltanto l'espressione analitica della PSF. Una possibile deconvoluzione sarebbe, siccome noi sappiamo, che nel dominio delle frequenze questa operazione qui è equivalente a un prodotto nel dominio delle frequenze per il teorema di convoluzione, allora intuitivamente ci potrebbe venire da pensare, va bene, allora la trasformata di Fourier di G è uguale al prodotto tra la trasformata di Fourier di F, che non conosciamo, è la trasformata di Fourier della PSF che l'abbiamo misurata in qualche maniera. Allora, F come la otteniamo? Beh, la sua trasformata di Fourier la potremmo ottenere ad esempio come la eh, divisione tra la G grande e eh, la, eh, come dire, la risposta in frequenza della PSF. Ahimè. E tutti i sistemi fisici hanno delle PSF che tendono a zero abbastanza presto all'aumentare delle frequenze spaziali, quindi fare una divisione comporterebbe un'amplificazione molto molto ampia proprio di quell'informazione che eh, era chiusa nelle alte frequenze spaziali, che è il rumore. Quindi questo approccio che vi ho appena detto non funziona. Vi avevo anche parlato, eh, diciamo, di quello che è il significato vero di fare ricostruzione. Adesso andiamo un passo indietro, quindi la G che abbiamo visto finora in realtà era già il risultato di un'operazione matematica di ricostruzione, ma cosa significa veramente fare ricostruzione? Beh, il significato è il seguente, noi abbiamo un certo oggetto, conosciamo come funziona il nostro scanner, e quando il nostro oggetto viene posizionato all'interno dello scanner, quello che otteniamo sono delle informazioni parziali su di esso informazioni ovviamente incomplete. All'aumentare del numero di informazioni che siano tutte linearmente indipendenti tra di loro, noi possiamo utilizzare delle formule che ci permettono di fare il passaggio inverso, cioè rispondere alla seguente domanda: qual è l'oggetto che è? Maggiormente compatibile con questa serie di informazioni parziali che in questo caso vengono eh, sotto la forma di dati in proiezione. Mm? Vi avevo detto: se prendiamo una sola radiografia, quindi una sola proiezione, le configurazioni anatomiche del paziente che eh, eh, come dire si adattano a questo risultato sono potenzialmente infinite. Mm? Quindi quello che abbiamo da un punto di vista formale è che più configurazioni, quindi da, 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 dallo spazio dell'oggetto, vanno a puntare in una stessa immagine, in uno stesso dato. Quindi eh, in questo caso abbiamo detto che il problema inverso, cioè passare dal, dai dati all'oggetto, è un problema inverso mal posto in quanto non c'è unicità. Ora c'è da fare però una eh, precisazione perché è possibile anche avere delle informazioni a priori su questo oggetto che in qualche modo limitano questa ambiguità. Mm? diciamo che se una persona che non conosce l'anatomia, tipo me, guarda questa immagine, beh, questa è perfettamente compatibile con una struttura anatomica in cui il cuore del paziente si trova fuori dal torace, per esempio, davanti o dietro. Ecco, magari non è un'anatomia compatibile con la vita, però è sicuramente compatibile con questa immagine che stiamo guardando. Allora che differenza c'è tra osservare questa immagine qui da me che non conosco l'anatomia o da un radiologo istruito e formato, che beh, nel suo caso il possibile eh, range di oggetti è, è sicuramente molto, molto più limitato e questa limitatezza viene proprio dalla sua istruzione. In altre parole anche informazioni apparentemente oh, sicuramente ambigue, eh, come dire incomplete, possono essere utilizzate con successo per fare una diagnosi meno male, saremmo spacciati se non fosse così, eh? dovremmo prescrivere un attacco per, 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 per qualsiasi cosa e, e questo ovviamente non è possibile. Ecco, apro una parentesi, um, lo scopo di tutte queste tecniche, da un punto di vista proprio dell'utilizzo pratico, non è sempre e comunque quello di ottenere l'immagine più bella ed eccezionale possibile, in quanto <coughs> Soprattutto se si ha a che fare con tecniche che utilizzano radiazioni ionizzanti, quasi sempre, nella maggior parte dei casi, più bella è l'immagine e maggiore è l'esposizione alle radiazioni per il paziente, quindi maggiore è anche il rischio. Quindi nella pratica cos'è che bisogna fare? Cioè, il radiologo è istruito ad accontentarsi dell'immagine con il minore contenuto informativo possibile, purché gli permetta di rispondere a un determinato quesito diagnostico. Questo è molto importante. Quindi ovviamente tutto quello che noi eh, facciamo, ecco, personalmente come fisico in questo campo della ricerca, e quindi matematiche, tecniche e software, ha uno scopo ben preciso che è quello di eh, come dire, ottenere immagini migliori a parità di rischio per il paziente, che poi è la stessa cosa che dire anche a parità di qualità dell'immagine ridurre il rischio per il paziente più o meno sono due facce della stessa medaglia. Questo ovviamente può essere fatto soltanto con una stretta interazione con gli utilizzatori finali, deve essere fatto in un contesto multidisciplinare. Io ho la fortuna e la responsabilità di fare il ricercatore in un istituto, l'Istituto di Fisiologia Clinica, che è multidisciplinare per missione fin dalla sua nascita negli anni 60. Mi piace sempre ricordare che eh, soltanto nel mio gruppo di ricerca ci sono chimici, biologi, fisici, medici mh? e questa non è soltanto una quotidiana occasione di arricchimento culturale reciproco, spero anche per gli altri, e, ma è anche, forse soprattutto la cosa più importante, è un ostacolo mh? a quella tendenza a chiudersi come dire, in una nicchia di autoreferenzialità, eh, che è sicuramente dannosa soprattutto in un contesto come quello della ricerca in medicina. Questo ci tenevo a sottolinearlo. Bene, eh, quindi andiamo avanti con le tecniche. Eh, vi ho detto l'altra volta che ci sono diciamo, due grandi famiglie di tecniche di ricostruzione di immagini da proiezione. E una di queste famiglie ve l'ho illustrata ovviamente in maniera molto eh, introduttiva e molto superficiale, è quella delle tecniche iterative. Qual era il meccanismo? Beh, diciamo, la premessa che noi facevamo è che l'oggetto che stiamo eh, cercando di ricostruire può essere rappresentato in maniera discreta, quindi come un insieme ordinato di eh, bin, chiamiamoli così, non li chiamiamo pixel perché già il pixel dà un'idea di quadrato, in realtà in queste tecniche il pixel non deve essere necessariamente quadrato, e eh, sempre diciamo, ragionando in termini discreti abbiamo cercato di correlare i dati a nostra disposizione con le incognite, che sono questi bin dell'immagine stessa, quindi impostando tutto come un sistema di equazioni lineari. Questi sistemi di equazioni lineari, a causa della loro eh, dimensione e del grande numero di coefficienti delle matrici che si vengono a formare, che sono quasi tutti zeri, non possono essere invertite con le tecniche analitiche che, che, tradizionali che, che studiamo a scuola e che insegnate ai vostri studenti, ma devono essere, ahimè, invertite con delle tecniche approssimate. E iterative. Quindi andiamo a cercare più che una soluzione andiamo a cercare una pseudo soluzione, cioè una soluzione che meglio si adatta ai dati a nostra disposizione, oggi invece vi presenterò l'altra eh, famiglia di, di tecniche in cui il eh, ragionamento è un po' diverso, cioè eh, in questo caso l'oggetto eh, che vogliamo ricostruire è una funzione continua dello spazio. R3 se lo consideriamo un, diciamo un oggetto nella sua tridimensionalità, nella maggior parte delle tecniche si parte da una singola sezione del paziente, quindi in un piano, per cui quello che vi illustrerò io un po' più nel dettaglio è la ricostruzione in R2, ovviamente la matematica si è spinta alla formalizzazione del problema in RN. R maggiore di, cioè, dimensione maggiore di 3, non vedo grandi applicazioni mediche, però sa, non si sa mai. E quindi in questo caso l'oggetto non è discreto ma è continuo e i dati a mia disposizione, cioè quelli acquisiti mediante gli scanner, sono formalizzati come delle trasformate integrali della funzione continua che vogliamo ricostruire. Quindi il problema della ricostruzione si basa sull'inversione di queste trasformate integrali. Ecco, tutto questo lavoro si basa su uh, questa scoperta fatta nel 1917 dal matematico austriaco Radon che dimostrò che una uh, funzione e continua, integrabile, a supporto compatto in RN, può essere ricostruita se conosciamo tutti gli integrali nei piani che intersecano l'oggetto stesso, tutti i possibili piani che intersecano l'oggetto in RN. Quella che ho scritto qui è una possibile espressione analitica di questa eh, trasformata integrale che si viene quindi a utilizzare, trasformata per l'appunto di Radon. E quello che vedete per come è scritto rappresenta, qui siamo in R3, l'integrale piano di f su un piano che ha equazione x scalare alfa, dove alfa è il vettore, il versore normale al piano stesso e r è la distanza del piano dall'origine delle coordinate. Quindi se noi conosciamo il valore dell'integrale di questa f su tutti i possibili piani che intersecano l'oggetto, allora... Abbiamo delle formule di inversione che ci permettono di ricostruire con esattezza F. Mm? Um, ahimè. Non ce ne facciamo granché, così come questo risultato, tant'è vero che eh, fu un risultato che non ebbe troppo clamore tra i contemporanei di Radon, andò nel dimenticatoio e poi fu riscoperto varie volte nella storia, ma tutti sono concordi sul fatto che il primo eh, a ottenere questo risultato fu Radon. È eccezionale che neanche Hounsfield, che ha inventato la TAC che ci ha preso il Nobel, conosceva i risultati di Radon. Infatti, lui la ricostruzione la fece con le tecniche iterative che abbiamo visto l'altra volta. Cormac, che era il fisico sudafricano che lavorò indipendentemente da Hounsfield, e in realtà era a conoscenza di questi risultati. Le sue, eh, I suoi primi esperimenti si basavano proprio su questo. Perché anche non è troppo utile questa espressione così come è scritta qui? Beh, perché quando noi analizziamo un paziente nella TAC o nella PET, i dati che abbiamo poi in uscita come dato grezzo non sono degli integrali piani, ma sono degli integrali di linea, perché quello che facciamo è integrare la funzione oggetto lungo le linee di propagazione di questi raggi, che siano x in trasmissione o che siano gamma in emissione. Ok? Quindi è conveniente definire un'altra trasformata integrale, che la chiamiamo per l'appunto trasformata a raggi x, non la chiamiamo noi, ma insomma il mondo l'ha chiamata così, e questa volta, anche questa può essere definita per funzioni in Rn, e qui abbiamo come output un integrale di linea, come, tenendo come parametro, anche in questo caso, la direzione di propagazione del raggio e un qualunque punto da cui questa linea passa. Questa è molto comoda anche per esprimere eh, i dati eh, provenienti da eh, scanner TAC di terza e quarta generazione in cui eh, tutti i raggi X provengono da un unico vertice che è la macchia focale del tubo a raggi X mm. eh, scopriamo però confrontando queste formule che se lavoriamo con funzioni definite nel piano quindi in R2 le due trasformate coincidono quindi invertire la trasformata a raggi X coincide con invertire la trasformata di Radon okay? e quindi <coughs> Adesso vi parlerò dell'inversione della trasformata di Radon in R2. Prima vi faccio vedere una serie di possibili applicazioni, di, eh, soltanto per citarle. Quindi, quella medica ne stiamo parlando. Ma già negli anni '50 Bracewell utilizzò queste tecniche basate sulla trasformata di Radon per eh, problemi di radioastronomia. Esistono anche delle applicazioni in campo geologico, quindi in questo caso quello che andiamo a integrare è l'ampiezza la, eh, delle oscillazioni eh, di tipo sismico. Nel campo dell'image processing può sembrare eh, magari un po' eh, sottoutilizzato, però la trasformata di radon possiamo andare a vedere che è un ottimo identificatore di linee nelle immagini. Se abbiamo un problema di imaging quantitativo in cui Prendiamo un'immagine digitale, identifichiamo le linee, allora la trasformata di radon ha proprio questo eh, funzionamento. E anche in microscopia elettronica, soprattutto microscopia elettronica in trasmissione, anche in questo caso, e, eh, fondamentalmente stiamo lavorando con dei dati integrati nello spazio. Allora, proviamo a introdurre qualche... E strumento formale che poi ci permetterà di arrivare a delle formule di inversione di carattere pratico eh. per dirle in un'altra maniera proviamo a vedere tutti questi bei risultati come andiamo a spiegarli a un computer quindi se lavoriamo in R2 eh, la nostra funzione oggetto è una funzione f di x vi ho detto a supporto eh, compatto, Beh, insomma il paziente tipicamente lo è e ha un'estensione finita nello spazio, il che è un problema perché nelle formule di inversione ci farebbe più comodo che questa funzione fosse limitata in banda, cioè che fosse limitata nel dominio delle frequenze. Purtroppo il teorema di Parse ci dice che non può essere, eh, diciamo, questa cosa non si può verificare in entrambi i domini. Però accontentiamoci di avere noi pazienti un'estensione limitata nello spazio che occupiamo. Dunque, partendo da questa geometria, utilizziamo per l'appunto proprio la eh, modalità di acquisizione dei dati che utilizzava Hounsfield nella macchina EMI Mark 1, quindi una geometria in cui eh, sequenzialmente le proiezioni venivano fatte su dei pennelli di radiazione inclinate ad un angolo fissato rispetto all'asse Y, dopo aver finito la sequenza ad un certo angolo, l'angolo varia e andiamo a fare le acquisizioni sull'angolo successivo. Mm? Quindi abbiamo una serie di campionamenti eh, delle mh, possibili proiezioni dell'oggetto che eh, sono date dal prodotto tra il numero di campionamenti sulla direzione radiale e il numero di posizioni angolari dello scanner. Per quanto riguarda il numero di posizioni angolari, tipicamente l'intervallo di acquisizione va da 0 a pi. Greco, si può arrivare anche a 2π, ma eh, credo che sia abbastanza banale dimostrare geometricamente che da π in poi i dati sono ridondanti, in quanto invece di acquisire gli integrali di linea in una direzione li acquisisco nella direzione opposta. Okay? Allora, operativamente andiamo a definire l'integrale di linea di F lungo una certa direzione e scopriamo per quelle che sono le leggi di attenuazione dei raggi X. Ve ne avevo parlato io l'altra volta, anche il professor Del Guerra nel primo incontro. Abbiamo un'attenuazione di tipo esponenziale man mano che questi raggi attraversano la materia. E questa attenuazione esponenziale che nel caso di un oggetto omogeneo, quindi uniforme, la possiamo esprimere banalmente come i uguale i 0 per e alla meno mu per un certo spessore, adesso questo prodotto che ho all'esponente meno mu per un certo spessore non va più bene perché non ho un oggetto omogeneo. Ecco, quando lo applico su un paziente al posto di meno mu per... Lo spessore ci devo mettere che cosa? Esattamente l'integrale di linea dei mu lungo l'oggetto. Quindi facendo un logaritmo andiamo a vedere che è proprio quello che noi stiamo cercando. Quindi in questa formula ho meno logaritmo naturale di che cosa? Dell'intensità di raggi x registrata, eh, come dire, al dall'altra parte dell'oggetto rispetto al punto di emissione dei raggi, fratto l'intensità non attenuata, che abbiamo sempre a nostra disposizione, la potremo misurare in una sessione separata, ma tipicamente la andiamo a trovare qui nei pixel di rivelazione che non sono coperti da nessun punto dell'oggetto. Quindi abbiamo in questo caso una connessione operativa tra... <coughs> un singolo punto della trasformata di Radon dell'oggetto, cioè l'integrale di linea di f, è un dato misurato sperimentalmente, che è questo oggetto qui. L'insieme di tutti questi integrali di linea per tutti i campionamenti radiali e per tutti i campionamenti angolari è per l'appunto la, quella che abbiamo indicato con P nella uh, slide precedente, quindi la trasformata di Radon. Mm. Ora dal punto di vista... Um, Grafico, la trasformata di Radon in R2 viene anche chiamata nel gergo sinogramma. Sinogramma in quanto oggetti puntiformi nel dominio delle funzioni oggetto vengono mappati in sinusoidi nello spazio delle proiezioni. Andiamo a vedere come mai. Beh, diciamo. La maniera difficile è quello di prendere un oggetto puntiforme che possiamo descrivere convenientemente con una delta di Dirac bidimensionale, darlo in pasto alla formula che abbiamo scritto prima della trasformata di Radon e vedere che esce fuori questa scrittura qui. Ma vediamolo graficamente, che è forse più semplice. Cosa succede se noi prendiamo un oggetto puntiforme e lo mettiamo qui magari nello spazio dell'oggetto a una certa distanza dall'origine lungo l'asse x. Beh, andiamo a vedere nello spazio di radon in cui le coordinate questa volta cosa sono? Sono la coordinata radiale, che poi sarebbe la coordinata x di questo sistema di riferimento ruotato, e la coordinata angolare. Quindi trasformate i radon, cioè il sinogramma. È funzione non più di xy ma di un x primo, cioè un x ruotato e dell'angolo del Gantry. Allora, se acquisiamo il primo dato con il Gantry a 0°, cioè allineato lungo l'asse y, vediamo che la proiezione di questo oggetto, che è una delta, posto a, non ci leggo neanche io, ma credo che sia una coordinata del tipo 1, 0, xy, se andiamo a proiettare questo dato. Avremo qui come prima riga del sinogramma una delta di Dirac unidimensionale che è diversa da zero soltanto nel punto X' uguale 1. Se noi facciamo l'acquisizione a 90 gradi questa proiezione si sposta nel mezzo. Se noi proviamo a fare questa procedura per tutti gli angoli che vanno da 0 a π, otterremo un profilo di questo tipo qui. Vediamo subito che quando andiamo a pi greco, cioè a 180 gradi, iniziamo a proiettare dall'alto verso il basso, la proiezione del mio oggetto puntiforme si ritrova dall'altro lato, quindi specchiato rispetto alla coordinata radiale. E quindi abbiamo anche delle condizioni di periodicità del sinogramma, mh, sulle quali non vi tedio. Vediamo qualche sinogramma invece di eh, oggetti un po' più realistici. Ecco, eh, molto comodo e molto utile eh, quando si fanno eh, test di implementazione di algoritmi di ricostruzione fare delle simulazioni. E delle simulazioni che però occorre siano più ideali possibili perché noi vogliamo testare l'algoritmo, non vogliamo essere disturbati da altri elementi che riguardano la non idealità dei dati sperimentali che stiamo andando ad acquisire. Quello che vi faccio vedere qui è una simulazione che ho fatto numerosi anni fa, non mi ricordo neanche io quando. E in cui abbiamo un oggetto molto semplice, definito nel piano XY, composto da fondamentalmente un cilindro con una certa densità e un altro cilindro fuori asse di una densità maggiore. E come si fa a simulare la trasformata di radon di questo oggetto? Beh, è abbastanza semplice, per ciascuna linea di propagazione si calcola la lunghezza della corda, la lunghezza della corda poi si moltiplica per la densità e ho bello ottenuto la trasformata di radon. Quello che vedete qui in basso, eh, purtroppo il contrasto non è ottimale, è per l'appunto il sinogramma. Scopo della ricostruzione è trovare una qualche forma di programma software che implementi una formula di inversione tale che mettendo questo come input, questa volta riottengo questo in output. Okay? Ahimè faccio sempre questo elenco delle approssimazioni che facciamo quando facciamo questi conti. Anche qui, in questa definizione che può sembrare abbastanza completa, c'è un'approssimazione. Questa definizione qui va bene solo se utilizziamo radiazione monocromatica, ad esempio quella che si può ottenere nelle infrastrutture di, di luce di sincrotrone, non dietro l'angolo, tanto per capirci. Quando abbiamo a che fare con luce reale eh, emessa da tubi eh, di, 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 diciamo, eh, tradizionali, eh, quindi basati eh, sul principio del bremstralung, quindi della radiazione di frenamento, questa ipotesi non è più verificata. Quindi, già qui abbiamo un'approssimazione, che poi ritroveremo a valle sotto forma di artefatti. Questo è il sinogramma invece di un oggetto un po' più realistico: è un torace umano a livello diciamo del fegato ora eh, cerchiamo di ottenere una formula di inversione è molto interessante secondo me è illustrarvi le connessioni tra la trasformata di Radon e la trasformata di Fourier quindi scopriremo che anche la ricostruzione in tomografia è in fondo un'applicazione dell'analisi armonica che relazione c'è tra la trasformata di Radon e la trasformata di Fourier? Allora, è possibile dimostrare, anche abbastanza eh, facilmente ai miei studenti eh, a fisica lo faccio dimostrare sempre, eh, che eh, se prendiamo una proiezione di un certo oggetto lungo una data direzione, ad angolo fissato φ, e se facciamo la trasformata di Fourier unidimensionale, lungo la coordinata radiale di questo profilo qui, otteniamo un profilo del genere e questo profilo è uguale a una sezione passante per l'origine del, dello spazio delle frequenze della trasformata di Fourier bidimensionale dell'oggetto stesso. Quindi fare una proiezione significa acquisire una fetta di spettro dell'oggetto. In formule lo possiamo scrivere così, diciamo con le lettere maiuscole indichiamo le trasformate di Fourier, con le lettere minuscole rispettive funzioni, si fa effettivamente prima a scriverlo che a dirlo, diciamo che quindi la trasformata di Fourier unidimensionale della proiezione della f a un certo angolo φ coincide con la trasformata di Fourier dell'oggetto stesso preso su una sezione centrale dello spazio delle frequenze, inclinato della stessa inclinazione con cui abbiamo preso la proiezione. E questo è un risultato molto importante perché se ci pensate, quando noi proviamo a fare delle proiezioni dell'oggetto a possibilmente infiniti angoli, è come se stessimo campionando tutta la trasformata di Fourier dell'oggetto stesso. Problema nella pratica non arriveremo mai a fare infiniti campionamenti e questo è un problema. Ecco qui c'è eh, qualche relazione funzionale tra le varie eh, entità matematiche che abbiamo nominato. Quindi, se eh, restiamo qui sulla funzione F, vediamo che la F piccola e la F grande ovviamente sono collegate alla trasformata di Fourier bidimensionale, stesso dicasi per la P qui in alto. La F piccola è collegata alla P piccola dalla trasformata di Radon in due dimensioni, e invece la F grande è collegata alla P grande da un'operazione di campionamento lungo questa linea, questa cosiddetta sezione centrale. Ecco perché questo si chiama teorema della sezione centrale. In letteratura lo troverete anche con altri nomi. Eh, la letteratura inglese eh, si chiama Fourier Slice Theorem o Projection Slice Theorem, ci sono ecco, diversi nomi analoghi per indicare la stessa cosa. Ecco, eh, cominciamo a visualizzare una possibile formula di inversione. Se abbiamo detto che la proiezione dell'oggetto ci dà accesso alla trasformata di Fourier dell'oggetto, Beh, allora acquisiamo il più possibile di queste proiezioni e avremo accesso a una buona parte, a una buona quantità di campioni della trasformata di Fourier dell'oggetto. Quindi, dopo un'acquisizione di tipo realistico, quindi, eh, come dire, discreta, sia in senso radiale che in senso angolare, applicando il teorema di sezione centrale, quello che di fatto abbiamo è la conoscenza della trasformata di Fourier della f di xy su una griglia radiale fatta in questo modo qui. Ora, eh, se noi avessimo infiniti campioni, la ricostruzione sarebbe immediata facendo un'antitrasformata di Fourier bidimensionale. Quando passiamo alle trasformate discrete, ahimè, la griglia radiale non ci va tanto bene, quindi quello che dovremmo fare è un'operazione di interpolazione per passare dalla griglia radiale a una griglia cartesiana nel dominio delle frequenze e questa è un'operazione che, 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 che si fa, si è fatta più che altro in passato. In questa interpolazione nel gergo viene chiamata gridding e una volta che ho fatto il gridding, allora a questo punto ho la FT su una griglia rettangolare e faccio la eh, trasformata inversa in due dimensioni. Ora, ahimè. <coughs> Eh, nel dominio spaziale le interpolazioni danno buoni risultati, lo vediamo ogni giorno con i cellulari che ci restituiscono immagini che in realtà sono eh, spesso e volentieri interpolate. Nel dominio delle frequenze questa interpolazione è un po' più complessa, eh, può dare luogo a, a artefatti abbastanza eh, pesanti. Eh, dal punto di vista computazionale non è detto che sia così efficiente, anche se in realtà ci siano degli algoritmi molto veloci per fare la trasformata e l'antitrasformata di Fourier sui computer. Quindi, quello che poi il mondo ha deciso di fare, dico il mondo perché la strategia adottata nella totalità degli scanner clinici è un'altra: è aspettare a eh, diciamo, andare nel dominio discreto, continuare a ragionare in termini di funzione continue e fare un passaggio di coordinate nella formula di antitrasformate di Fourier bidimensionale. Lo dico più lentamente. Se noi facciamo un cambio di variabili nel dominio delle frequenze, allora otteniamo eh, un'espressione di questo tipo dove ho un termine jacobiano del passaggio di, di coordinate, che è questo modulo di nu. Se io inserisco questa espressione nella formula di antitrasformata di Fourier in due dimensioni, ottengo applicando il teorema di sezione centrale e quindi sostituendo la F alla P e inserendo questo termine Jacobiano, questa formula di inversione, che dovrebbe essere scritta sui palmi delle mani e sui muri di tutti quelli che si occupano di ricostruzione tomografica, in quanto è veramente la formula maggiormente utilizzata nella pratica. A questo punto ho una formula chiusa di inversione. È da qui che poi comincio ad affrontare il mio problema in maniera discreta. Dagli integrali passo alle sommatorie, dalle eh, convoluzioni eh, continue passo alle convoluzioni discrete e posso implementare tutto al computer. Ora, eh, da un punto di vista proprio meramente del. Nel linguaggio della teoria dei segnali, questi integrali appaiono sotto una forma che è familiare a chi si occupa di filtraggio. Ecco, in particolare questo che vedete qui, cioè il prodotto di due funzioni che possono essere pensate come risposta in frequenza di due segnali, è di fatto un'operazione di filtraggio nel dominio delle frequenze. Ed è per questo che questo integrale qui si chiama di filtraggio. Invece il motivo per cui questo integrale più esterno si chiama di retroproiezione magari è meno immediato da queste formule, però lo vediamo brevemente tra poco. E un po' di conti, abbiate pietà di me, in realtà è tutto molto più semplice se ci arriviamo applicando il teorema che abbiamo visto finora. Quindi vi riscrivo quello che vi ho detto a voce. Io posso riscrivere la F semplicemente qui come l'antitrasformata di Fourier della F grande. Non ho inventato nulla, questo lo sappiamo tutti. Qui ho fatto il passaggio dalle coordinate cartesiane alle coordinate polari, che sono nelle coordinate polari un po' strane perché vengono definite coordinate polari con segno, e quindi le variabili. E radiali angolari non sono come tipicamente facciamo eh, la R da 0 a infinito e l'angolo da 0 a 2π greco, ma facciamo variare l'angolo da 0 a pi greco e la componente radiale tra meno infinito e più infinito, e è per quello che ci vuole il modulo, eh, se no sarebbe inutile scriverlo. Okay? O da qui a qui non abbiamo inventato niente, da qui a qui applichiamo il teorema di sezione centrale, quindi al posto di F ci andiamo a mettere la P e eh, quindi quello che otteniamo è eh, la formula di inversione precedente che vi ho fatto vedere, eh, che però nel dominio spaziale è preferibile perché qui proprio vediamo che abbiamo una formula chiusa in cui inseriamo all'interno il dato a nostra disposizione che è la P piccola. Passare da qui a qui è molto facile perché basta applicare il teorema di convoluzione e quindi dal eh, prodotto eh, nel dominio delle frequenze passiamo alla convoluzione nel dominio spaziale. In questo dominio spaziale abbiamo questa funzione, vedete la H, che è la risposta impulsiva corrispondente a questo filtro a rampa. Quindi la risposta impulsiva corrispondente al filtro a rampa come dovrebbe essere fatta analiticamente? dovrebbe essere l'antitrasformata di Fourier di modulo di nu. Adesso qualcuno potrebbe alzarsi in piedi e dire no, ma come? Eh, non è mica trasformabile secondo Fourier questa funzione, perché? Perché non è L1 integrabile, è una funzione che diverge. In realtà questa va vista come... Eh, la componente principale di Cauchy di questo integrale, ma senza neanche ricorrere alla teoria eh, delle distribuzioni o delle funzioni generalizzate, possiamo subito eh, fare un'osservazione che è più che altro di tipo fisico. Ora, eh, tutti gli strumenti con cui possiamo acquisire le proiezioni del nostro oggetto hanno una eh, banda passante limitata, cioè non possono riprodurre frequenze spaziali infinite. Quindi questa P grande, nonostante io vi abbia detto in inizio che deve, essere, eh, come dire, deve avere un'estensione infinita nel dominio delle frequenze, nella pratica al di sopra di una certa frequenza di chiamiamolo cut-off, ha un contenuto informativo molto molto basso. Per cui quello che è limitato è il prodotto tra la P e la NU. Quindi tutto funziona come se noi ci mettessimo una finestra rettangolare a questo filtro, il che ci permette questa volta di avere un'espressione chiusa, analitica, per, 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 per eh, la risposta impulsiva del filtro a rampa. Okay. Ora andiamo al passaggio successivo, l'integrale interno l'abbiamo visto, un filtraggio nel dominio delle frequenze. E vediamo un po' di capire questo integrale esterno. Se uno prova a prendere un computer e applicare angolo per angolo questa integrazione, che ovviamente mi diventa una somma, quello che vede è che funziona tutto come se le singole righe, cioè i singoli profili del sinogramma per ciascun angolo, all'aumentare del numero di angoli venissero spalmati nel piano dell'immagine, quindi come si dice retroproiettati, ciascuno. Con l'angolo con cui è stato acquisito. Faccio un esempio molto molto semplice. Qui abbiamo un oggetto quadrato, uniforme nel piano. In cosa consiste l'acquisizione dei profili delle proiezioni? Se andiamo a vedere, prendendo per esempio le proiezioni all'angolo 0 e 90 gradi, quello che otteniamo sono dei profili rettangolari. No? Ora, se noi questi profili rettangolari li prendiamo. E in un'immagine bianca proviamo a spalmarli lungo le direzioni con cui sono state acquisite, vediamo che proprio nella zona dove prima c'era l'oggetto questi due profili si sommano in maniera costruttiva. E, cominciamo a, a capire qualcosa. Però, da qui si vede anche che ci sono molte zone delle immagini in cui questi profili eh, si sommano in maniera non costruttiva, eh, però rimangono lì nell'immagine. È qui che interviene il filtro a rampa. Quello che succede da un punto di vista proprio implementativo, quando noi andiamo ad applicare quella formula e la vediamo un po' come uno schema a blocchi in cui il primo blocco è questo filtraggio a rampa, quello che succede è che nel sinogramma compaiono dei valori negativi. Cioè il fatto di aver ammazzato le basse frequenze spaziali e amplificato le alte frequenze spaziali, genera in questo dato intermedio, che io chiamo sinogramma filtrato, dei valori che da un punto di vista fisico non hanno un vero significato, cioè valori negativi nelle proiezioni noi non ne dovremmo avere, perché gli oggetti sono tutti oggetti definiti positivi. Però dal punto di vista matematico lo scopo di questi numeri negativi qui in questo prodotto, diciamo, intermedio è proprio quello di far sì che durante la retroproiezione la somma, la composizione al di fuori del supporto dell'immagine diventi di tipo distruttivo e che quindi mi vada ad annullare il contributo al di fuori dell'immagine. Oltre naturalmente al fatto che mi vengono ripristinate correttamente tutte le frequenze spaziali Ecco il risultato della ricostruzione, sempre la stessa simulazione, al variare di numeri di angoli utilizzati nel campionamento. La differenza tra le ultime tre in questa immagine non è chiarissima, vi assicuro che c'è, ma quello che si vede è che evidentemente in questo caso soffriamo di un sottocampionamento angolare molto evidente. Questo è, rientra nella tipologia degli artefatti, come si dice, di aliasing. Tutti gli artefatti dovuti a sottocampionamento producono un certo aliasing, che è ovviamente è un disturbo. La, 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 la regola è quella di utilizzare un numero di campionamenti angolari che sia dello stesso ordine di grandezza del numero di campionamenti radiali. Questa è un po' eh, una regola pratica che seguiamo quando facciamo le, 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 le acquisizioni. Eh, provo a far partire un filmato ecco invece cosa succede se noi salviamo il risultato della ricostruzione durante la composizione di tutti gli angoli da 0 a 180 gradi eh, questo fa un po' vedere come com com nasce eh, un'immagine un tomografica eh, partendo da qualcosa che è apparentemente incomprensibile eh, e poi eh, come dire, il, il risultato finale di queste sovrapposizioni costruttive e distruttive dà il risultato che noi speriamo. Proviamo, da un punto di vista proprio algoritmico, a fare una cosa un po' esotica, cioè a saltare il passaggio della filtrazione a rampa. Questo uno se lo può domandare, che, che, che conseguenze ha, cioè se vediamo l'algoritmo come uno schema a blocchi, il primo blocco del filtraggio, dico che mi serve? Non lo so, lo salto. Boh. Qual è il risultato? Il risultato è questo oggetto qui. Qual è la prima cosa che salta all'occhio? Beh, è che i bordi non sono per niente definiti, quindi evidentemente le alte frequenze spaziali, cioè quelle responsabili di portare le informazioni sui bordinetti, sono scomparse. Quello che ci possiamo domandare a questo punto è se esiste un filtro bidimensionale tale che da questo risultato incompleto posso comunque ritornare su questo che è il mio risultato desiderato. Ecco, qui vediamo eh, alcune formule che ci eh, aiutano a capire che la retroproiezione vista come operatore aggiunto della proiezione, quindi della trasformata di radon, non è in realtà l'operatore inverso. Però quello che possiamo fare è trovare la forma analitica di un filtro che ci vada a ripristinare queste alte frequenze spaziali. Beh, quello che viene fuori facendo un po' di conti è che se noi applichiamo a questa immagine qui, quella che vi ho appena mostrato, un filtro a rampa, però questa volta bidimensionale, riotteniamo lo stesso oggetto che eh, volevamo ricostruire. Questa eh, ultima modalità, quest'ultima strategia prende un nome specifico anziché chiamarsi. Filtered Back Projection si chiama banalmente Back Projection Filtration. Ho invertito la F che prima era davanti e l'ho messa top. Continua ad essere sempre la FBP, l'algoritmo più utilizzato nella pratica. Bene, ehm, questo è quello che succede in R2. Eh, quando utilizziamo una geometria di tipo eh, parallel Beam, cioè quella utilizzata da Hounsfield eh, nel suo scanner. Eh, ora gli scanner moderni invece utilizzano delle geometrie divergenti, non vi parlo di tutto il formalismo di ricostruzione nelle geometrie divergenti, in quanto nel piano si tratta di riparametrizzare il problema. Ancora una volta ci saranno dei passaggi di coordinate, delle trasformazioni di coordinate, ancora una volta ci saranno degli jacobiani di passaggio di coordinate. Questi termini aggiuntivi poi vanno a inserirsi nelle stesse formule di ricostruzione, un po' come dei fattori di peso. Quello che invece vi volevo un po' sottolineare è l'analogia tra il problema della ricostruzione dell'immagine e il problema invece dell'ottenimento di una certa distribuzione di dose nel paziente nelle procedure di radioterapia. Faccio eh, un piccolo mh, cenno tecnologico, forse appunto eh, del guerra, mh, per, per quelli che sono gli scopi di questo seminario aveva parlato più estensivamente della, della diagnostica, quindi dell'imaging. E come funziona la radioterapia a fasci esterni? Eh beh, mh, quello che si fa è fondamentalmente sagomare un certo fascio, anche in questo caso di raggi X, sono raggi X un po' diversi perché anziché avere eh, delle energie che vanno nell'ordine dei kilo-elettronvolt hanno... Tipicamente delle energie che vanno sui mega elettronvolt volt e questo è eh, soprattutto vantaggioso per il cosiddetto risparmio cutaneo, quindi per non dare troppa dose al, alla pelle, come eh, si va a creare una distribuzione di dose eh, sagomata disegnata sul tumore che vogliamo curare? Allora, esistono varie tecniche. La tecnica è un po' Tradizionale è quella che si chiamava eh, mh, terapia conformazionale in tre dimensioni. Quindi, l'unico tipo di conformazione che veniva fatto è proprio quello dell'estensione del fascio. Quindi, il fascio veniva sagomato in due dimensioni attraverso dei collimatori a lamelle. E questo cosa creava? Beh, creava una eh, distribuzione di dose eh, su una certa parte del corpo, ma all'interno di questo fascio l'intensità di radiazione era costante. Più recentemente, eh, in aggiunta alla conformazione esterna del fascio, si è pensato di aggiungere la possibilità, è stato tecnologicamente possibile, aggiungere la possibilità non solo di conformare esternamente la forma del fascio, ma anche di modulare l'intensità di ciascuna delle zone del corpo che veniva eh, colpita. Quali sono i vantaggi di questo approccio rispetto a questo approccio? Eh, la cosa eh, diciamo, molto interessante, secondo me, dal punto di vista matematico, è che quando abbiamo eh, una, un fascio eh, che seppur conformato esternamente ha un'intensità di tipo piatto, cioè costante in tutti i punti, solo distribuzioni di dose convesse sono possibili, anche adottando più fasci attorno al paziente. Questo è molto importante. Perché Per esempio noi potremmo voler evitare degli organi a rischio creando delle distribuzioni di dose non necessariamente convesse, magari anche concave. Ecco la possibilità di avere una modulazione dell'intensità dei fasci da apre la porta. Alla creazione di distribuzioni di dose che possono essere in teoria anche convesse. Più alta è la eh, capacità del fascio di conformarsi sul volume cosiddetto target, e maggiore naturalmente la possibilità di dare alti, alte dosi soltanto dove serve, quindi nella zona malata risparmiando quelli che sono invece gli organi che devono essere eh, salvaguardati da questo trattamento. Questo è, è, è proprio l'obiettivo di qualsiasi pianificazione di trattamento in radioterapia. Se fosse possibile, e, diciamo anche eh, con le nuove tecniche di adroterapia, è sempre un po' più possibile dare un'altissima dose soltanto nella zona malata con pochissima dose laddove non serve, ecco, quello è eh, l'obiettivo di tutta la radioterapia. Bene, eh, come funziona la pianificazione del trattamento? Vi ho detto prima, nella terapia conformazionale senza modulazione di intensità, potevamo variare soltanto la forma esterna del fascio. Nella pratica, poi, il fisico medico che doveva eh, approntare il piano di trattamento cosa faceva? Beh, seguendo naturalmente alcune regole, variava dei parametri in maniera tale che con un certo numero di fasci posti a vari angoli in maniera tale da evitare gli organi a rischio, quindi per esempio eh, il midollo, o i polmoni, mh, si potesse andare a creare una distribuzione di dose più o meno simile a quella desiderata. Se ci pensate è un po' come fare un trial and error, cioè eh, quali sono i, i parametri che posso variare? Beh, li vario in un certo modo e poi vedo con delle simulazioni il risultato che ne esce fuori e continuo a variare questi parametri, quindi numero di fasci, eh, intensità, angolazioni, filtraggi, fino a quando poi la distribuzione che ottengo non si avvicina il più possibile a quella che sto cercando. Ora, questo è già difficile con eh, un numero di parametri basso. Provate a immaginare che cosa succede se, oltre al numero di fasci e alla forma esterna, prova ad aggiungere come variabili tutti i possibili valori di intensità all'interno di ciascun fascio. Ecco, quindi il numero di parametri che posso andare a variare è elevatissimo. Questo approccio di trial and error non funziona più perché dovrei muovermi in uno spazio di parametri talmente elevato che. Eh, questa strategia, come si dice, di pianificazione diretta non può più funzionare. Allora cosa si fa in IMRT? Si fa una pianificazione di tipo inverso, quindi ancora una volta dobbiamo risolvere un problema inverso, che è il seguente. Data la distribuzione di dose migliore possibile per trattare il paziente, Qual è la configurazione di tutti i parametri possibili che posso variare, che mi danno luogo a quella distribuzione di dose o perlomeno a una distribuzione che ci sia adatta più possibile? Questo è un problema matematico che si può risolvere con le tecniche eh, diciamo in parte simili anche a quelle che abbiamo visto per l'imaging. Vediamolo da un punto di vista di diagramma di flusso. Nel forward planning abbiamo questo tipo di approccio, quindi prova una configurazione di fasci. Data questa configurazione di fasci, calcola la distribuzione di dose. Domanda: questa distribuzione di dose è accettabile? Se sì, allora fai il trattamento. Se no, torna indietro e ripeti e cambia qualcosa. Nell'approccio inverso, invece, si parte da questo problema: qual è la prescrizione di dose e i constraint, le limitazioni, cioè le cose che devo proprio evitare? gli organi proprio che non voglio toccare o alcuni parametri che non posso superare perché, che ne so, se risolvendo il problema inverso mi viene una soluzione in cui devo dare una dose infinita in un certo punto del fascio oppure devo creare una dose negativa che naturalmente non è possibile, ecco, quelli sono i constraint. Allora, partendo da qui, che cosa faccio? Calcolo, ottimizzo, è meglio dire ottimizzo le configurazioni di FASH. Sono soddisfatti i constraint? Beh, se sì, allora faccio il trattamento, se no torno indietro e faccio un'altra iterazione. Quindi ancora una volta veniamo a eh, scontrarci con delle tecniche che sono iterative. Eh, esistono anche delle tecniche analitiche, sono quelle basate eh, sul cosiddetto eh, point-dose kernel, cioè una eh, come dire, distribuzione di fascio assimilabile ad una delta dà luogo nel paziente a una certa distribuzione di dose e quindi anche in questo caso poi la dose complessiva può essere studiata come la convoluzione tra questo point dose kernel e eh, le eh, caratteristiche del, de, de, del fascio che stiamo andando a realizzare. Ovviamente questo kernel è spazio variante, quindi è qualcosa di molto complicato poi da utilizzare nella pratica dal punto di vista di deconvoluzione. Vediamo qual è l'analogia con la tomografia. Beh, immaginiamo che questa sia la distribuzione di dose che vogliamo ottenere nel paziente, allora, che cosa, cosa, cosa succede quando facciamo una, un attack a questo oggetto? Beh, otteniamo degli integrali di linea, quindi la trasformata di radon di F. Dopodiché, che cosa facciamo per ricostruirla? Da qui facciamo il filtraggio a rampa è la retroproiezione, qui dovrei farvi partire il filmato, ma insomma è lo stesso filmato che vedevate prima, ora il problema è che per ottenere l'immagine che hm, dovrebbe comparire qui e assomigliare a questo oggetto, devo passare dal filtraggio a rampa, quindi ho bisogno di valori negativi in questi profili. Ora, ahimè, se faccio l'analogia con la terapia, quello che mi manca nel caso della Intensity Modulated Radiation Therapy è che non posso produrre dei fasci radianti di intensità negativa. Quello che posso fare però è trovare una soluzione nello spazio dei parametri che sia più, come dire, che si adatti nella maniera migliore possibile alla distribuzione che voglio raggiungere. E allora che cosa faccio? Beh, definisco come in tutte le tecniche iterative, come tutte le tecniche di ottimizzazione, una funzione costo. Questa funzione costo che cosa dovrebbe rappresentarmi? Beh, dovrebbe essere più elevata per quelle configurazioni che si discostano dall'obiettivo che dovrei raggiungere e dovrebbe avere un minimo laddove invece il target si avvicina al risultato da me desiderato. E quindi questa è una possibile funzione costo, dove qui abbiamo due distribuzioni di dose, quella P è la prescritta, come si dice, cioè quella che vorrei ottenere, quella D è quella invece ottenuta, quindi è a sua volta una funzione di tutti i parametri in gioco nella pianificazione di trattamento, e poi in aggiunta abbiamo... Eh, una funzione che possiamo definire una funzione di peso, perché ci può servire dare una pesatura a questa differenza? Beh, perché magari ci sono delle zone del paziente in cui è più grave se la dose realizzata si discosta di molto dalla dose prescritta. Ci sono invece altre zone del paziente in cui le differenze magari possono essere accettabili. Quindi, scopo della pianificazione inversa è quello di trovare un minimo di questa funzione costo in che spazio? Nello spazio di tutti i possibili parametri che regolano una, un trattamento di radioterapia. Problema che mh, abbiamo in quasi tutte le tecniche di ottimizzazione è che spesso ci eh, troviamo a che fare con delle funzioni costo che hanno dei minimi locali mentre noi vorremmo trovare il minimo globale. Quindi ci sono, come si dice, delle trappole. Eh, se noi applichiamo delle, degli algoritmi di ricerca del minimo eh, al variare dei parametri di queste funzioni, potremmo trovarci in un punto in cui il gradiente è zero in tutte le dimensioni. Mi trovo quindi in una valle, ma in realtà mi trovo in una valle che non è quella che sto cercando in quanto è un minimo locale. Allora ci sono delle tecniche iterative che sono state inventate per proprio per la ricerca dei minimi globali, una di queste forse la più famosa è quella del simulated annealing, quindi l'annealing simulato, l'analogia è quella diciamo, della metallurgia, ci sono dei processi in cui i materiali vengono raffreddati molto lentamente e in questo processo di raffreddamento ci sono delle trappole in cui il materiale potrebbe solidificarsi in una maniera amorfa anziché cristallina. Ecco, quindi in questo caso si cerca di procedere nella, eh, nella ricerca del minimo evitando di fermarsi eh, alla, alla prima valle. Eh, questo autore fa l'analogia dello sciatore che scende eh, lungo la montagna, ecco, anche se trova lui un piccolo avvallamento non si ferma subito perché tutto sommato aveva un po' di momento che gli permette di superare questo ostacolo. Ora, quello che, 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 che vi ho detto, eh, se vogliamo, eh, si può applicare limitatamente a quello spazio dei parametri che sono i parametri fisici della macchina, cioè configurazione dei fasci in modo tale da eh, come dire, produrre certe intensità, ma eh, poi in medicina lo scopo è quello di curare il paziente mm? e ci sono molti parametri che non dipendono dalle configurazioni dello scan del, 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 uh, della macchina di radioterapia che stiamo utilizzando, ma dipendono proprio dalla risposta biologica dei tessuti. Questa è una figura da <coughs> un capitolo scritto da Anders Bram, che è uno dei pionieri della radioterapia, ho avuto il piacere di collaborare con lui per attività editoriale e quello che fa vedere è beh, diciamo queste prime due figure è proprio quello che vi ho detto prima, cioè differenza tra forward planning e inverse planning, cioè nel primo caso faccio un trial and error e calcolo la dose, nel secondo caso invece mi domando quali possono essere le configurazioni di fascio, e vedete questi punti interrogativi e quello che sottolinea Brame è che in realtà le variabili sono molto di più perché non è soltanto un problema di calcolare quali eh, eh, come dire, parametri di fascio vanno a dare quella distribuzione di dose, ma si tratta anche di capire quali tessuti rispondono come a che tipo di radiazione. Quindi una vera pianificazione inversa deve essere necessariamente una pianificazione di tipo biologico, in cui i parametri da ottimizzare, la funzione costo va estesa non soltanto alla distribuzione di dose fisica nel paziente, ma anche... Alla risposta dei tessuti ai vari tipi di radiazione. Qui i punti interrogativi riguardano non soltanto gli angoli, il numero di fasci, la modulazione, ma anche la tipologia di radiazione da utilizzare, che siano fotoni, che siano protoni, che siano ioni. Ecco, oggi abbiamo a nostra disposizione un armamentario ben più eh, ricco di strumenti con cui trattare i, eh, i tumori. Però effettivamente l'utilizzo corretto e ottimale di tutti questi strumenti può essere un problema, un problema inverso, non ind di non indifferente difficoltà. Eh, bene, io eh, vorrei concludere con una breve disamina su quella che è invece la eh, ricostruzione eh, nel campo della risonanza magnetica nucleare. Mm? E questo si discosta un po' rispetto a quello che abbiamo visto finora, perché in realtà i eh, principi fisici di, di, di ottenimento del dato sono un po' diversi, però è interessante perché anche in questo caso siamo nel campo delle eh, applicazioni dell'analisi armonica. Allora faccio un breve riassunto proprio, insomma, di, di, di come funziona un tomografo a risonanza magnetica. Allora, quello che abbiamo è eh, un magnete che è quello che proprio ci dà eh, la, la, la magnetizzazione eh, degli spin del, del nostro corpo e all'interno di questo eh, magnete che è quello che dà il campo principale, quello che chiamiamo B0, Abbiamo eh, poi un'altra serie di bobine che invece ci danno i cosiddetti gradienti di campo. Ora, l'utilizzo di questi gradienti di campo eh beh, beh, poi ovviamente abbiamo le bobine che sono eh, dedicate all'acquisizione eh, del segnale RF che proviene dal nostro corpo come risposta all'eccitazione a radiofrequenza che diamo dall'esterno. Eh, beh, diciamo come funziona dal punto di vista fisico, vi è già stato spiegato: quando il campo magnetico principale è spento, non abbiamo una magnetizzazione netta, quando il campo magnetico principale è acceso, abbiamo una magnetizzazione netta e abbiamo anche che i nuclei cominciano a precedere. Eh, con una frequenza caratteristica che è la cosiddetta frequenza di Larmor. Questa frequenza di Larmor è proporzionale all'intensità del campo magnetico ed è proporzionale anche a eh, un fattore che è tipico della specie nucleare che stiamo investigando. Mm? Eh, quello che succede dal punto di vista energetico è che c'è uno split dei livelli energetici proprio dovuto alla presenza del campo magnetico. Questo è l'effetto Zeeman. E qual è lo scopo della misura che stiamo? facendo in risonanza magnetica è quello di acquisire un segnale che sia proporzionale proprio alla magnetizzazione netta che abbiamo nel nostro paziente. Come facciamo? Beh, eh, lo avete visto nel primo incontro, oltre al campo magnetico principale eh, utilizziamo un secondo campo magnetico che in questo caso invece ha lo scopo di eh, eccitare i nuclei in maniera tale che allo spegnimento di questo campo abbiamo un'emissione di radiofrequenze da parte di quei nuclei che erano allineati al campo magnetico e questo segnale ha un andamento temporale che è regolato, dominato dai eh, processi fondamentalmente di rilassamento che hanno dei tempi caratteristici. Il tempo T1 è dominato dall'interazione tra il singolo spin e il reticolo, e il tempo T2 è dato dall'interazione tra spin e spin. Quindi il segnale che otteniamo è una funzione complessa di questi tempi di rilassamento che sono diversi per ciascun tessuto. Bene, la domanda è, ok? Ma l'immagine come la formiamo? Questo forse non è immediatamente evidente. Cioè, quello che un po' avete compreso è che quando questi nuclei vengono eccitati emettono delle radiofrequenze, ma queste radiofrequenze vengono registrate da delle bobine, le quali bobine non sanno in teoria da quale punto del corpo proviene quel segnale. Un appiglio però ce lo dà proprio il fatto che la frequenza di l'Armor è proporzionale all'intensità del campo magnetico. Quindi se ci pensate, se noi proviamo a accendere queste bobine che hanno la possibilità di creare un gradiente di campo nelle tre direzioni X, Y e Z, quello che possiamo fare è fondamentalmente avere in ciascun punto dello spazio un'intensità di campo magnetico leggermente diversa e quindi anche una frequenza di LARMOR diversa. Il trucco è che quando andiamo a rivelare il segnale, ciascuna componente frequenziale sarà associata ad una posizione dello spazio diversa. Quindi fondamentalmente la ricostruzione dell'immagine si basa su una... Antitrasformata di Fourier del segnale che stiamo registrando è un po' più complicato di così. Proviamo a vedere questo schema. Allora, immaginiamo un problema puramente unidimensionale. Quindi, immaginiamo di avere un oggetto nel piano e eh, immaginiamo lungo la direzione x di accendere un gradiente di campo. Allora, in questo semplice problema unidimensionale, che cosa abbiamo? Abbiamo che ciascun punto dell'asse delle x è associato a una frequenza di Larmor diversa, ma questo interessa tutti i punti che si trovano alla stessa x. Quindi facendo la trasformata di Fourier del segnale che registriamo da questa configurazione non otteniamo una fetta di questo oggetto, ma otteniamo una proiezione dell'oggetto lungo l'asse y. Ecco, una delle prime tecniche di ricostruzione si basava proprio sull'utilizzo di queste proiezioni lungo una certa dimensione. E vi sarete accorti che questo dato che otteniamo è analogo a quello che faremmo in uno scanner TAC o PET facendo la proiezione lungo una certa direzione. Ora questo avviene applicando un gradiente di campo soltanto lungo l'asse delle X. Ma se io accendo contemporaneamente la bobina che mi dà il gradiente di campo lungo x e il gradiente lungo y, posso ottenere la proiezione dell'oggetto su un angolo diverso a piacere. E con questo meccanismo ritorno al problema di prima, cioè ho le proiezioni ai vari angoli, di fatto sto ricampionando la trasformata di Radon dell'oggetto, applico la filter back projection, per esempio. È una delle prime tecniche che è stata utilizzata. Eh, oggi non si utilizza più questa tecnica. Quello che si fa di fatto è un qualche cosa di un po' più complicato. Ecco, eh, quello che vi ho appena descritto è la cosiddetta codifica in frequenza. Eh, L'attuale tecnica eh, di ricostruzione in risonanza magnetica utilizza alternativamente una codifica in frequenza per una certa dimensione spaziale e una codifica di fase per un'altra un dimensione spaziale. Cosa significa fare una codifica di fase? Beh, se noi durante l'acquisizione del dato di risonanza, anziché tenere acceso il gradiente di campo lungo una certa dimensione, lo accendiamo e lo spegniamo e acquisiamo il dato, campioniamo il dato nel dominio temporale a gradiente spento, quello che stiamo registrando è un dato tale che alcuni spin hanno guadagnato una fase diversa da quelli di altri punti dello spazio e questa differenza di fase di fatto ci aiuta di nuovo a distinguere segnali provenienti da una zona o da un'altra zona dell'immagine. Ora, tipicamente quello che si fa per avere un imaging di tipo bidimensionale è utilizzare una codifica di frequenza in una dimensione e una codifica di fase in un'altra dimensione. Quello che poi alla fine andiamo a fare è campionare il cosiddetto K-spazio dell'oggetto, dell che di fatto è in pratica il, il, il dominio di, di, di Fourier, che nel, 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 nel gergo della risonanza magnetica si chiama K-spazio. E le sequenze di acquisizione sono tali da andare per ogni impulso eh, di radiofrequenza a campionare i vari punti di questo K-spazio. La ricostruzione tomografica in questo caso poi avviene, diciamo banalmente, attraverso un'antitrasformata di Fourier dei dati contenuti in questo K-spazio. Bene, eh, questo conclude un po' la parte frontale. Ora dopo una dovuta e necessaria pausa a caffè e proveremo a fare una piccola eh, dimostrazione, chiamiamola, eh, come dire, eh, iconografica, ecco, più che interattiva perché ahimè il grado di interazione eh, non può essere elevatissimo e proveremo a fare un po' di eh, ricostruzione tridimensionale tramite volume rendering di immagini TAC e Qualche esempio di imaging quantitativo sempre sugli stessi dati. La speranza era quella. Grazie mille comunque. Ci sono, eh, ci sono delle limitazioni fisiche. Limitazioni fisiche nel campo della risonanza magnetica che lei ha citato e eh, riguardano il cosiddetto rapporto segnale-rumore. Il quale rapporto segnale-rumore è eh, dipendente da un certo numero di variabili, eh, tra l'altro la risonanza è un esame molto complesso anche perché. Eh, la eh, traiettoria all'interno di questo K spazio che ho provato a descrivervi eh, dipende proprio dalla, dalla sequenza di impulsi che viene fatta, eh, ma ecco, un parametro anche importante che influisce sul rapporto segnale-rumore è proprio l'intensità di campo. Eh, ora mh, abbiamo la fortuna eh, vicino a, in, alla nostra città. Eh, L'Istituto Stella Maris di avere una risonanza magnetica ad altissimo campo a 7 Tesla, che è utilizzata però soltanto per scopi eh, di ricerca, quindi non per diagnosi. Utilizzando alti campi è possibile avere eh, rapporti segnali rumore elevati in tempi più rapidi. Il eh, tempo di trasferimento di tutto questo alla pratica diagnostica. Dipende da tanti fattori economici, politici, ma anche di sicurezza del paziente e non sono esattamente la persona più indicata a dare informazioni più precise, anche perché la risonanza magnetica non è specificamente il mio campo di ricerca. Problemi che non possono essere risolti sono quelli sicuramente relativi al fatto che utilizzando delle radiazioni ionizzanti, la maggior parte di queste tecniche, non la risonanza magnetica ma per esempio la TAC e la PET, la comunità scientifica internazionale concorde sul fatto che anche utilizzando delle bassissime esposizioni il rischio non è mai totalmente zero. Quello che possiamo fare è ridurlo. In maniera da avere effettivamente una trascurabilità di questo rischio. È già un rischio molto molto basso. Eh. Ci tengo a dirlo perché non vorrei che, eh, diciamo demonizzare queste tecniche. Quello che fanno sempre i radiologi è applicare un principio della radioprotezione, che è il principio della giustificazione, che significa che l'esame viene svolto se il beneficio al paziente è superiore al rischio e questo avviene ogni qual volta l'esame ha un'indicazione diagnostica ben precisa. Quello che noi possiamo fare è utilizzare delle tecniche software, matematiche, soprattutto iterative come quelle che abbiamo visto l'altra volta, e che eh, vanno a ridurre ulteriormente il rischio del paziente permettendo di ottenere immagini di pari qualità diagnostica utilizzando molta, molta meno informazione, partendo dai, dai modelli eh, fisici molto accurati del processo di acquisizione, ahimè, questo richiede delle capacità di calcolo molto eh, elevate, ma eh, su questo diciamo la tecnologia è abbastanza pronta a permetterci di affrontare questo problema. Allora, se non ci sono altre eh, domande, prego, prego. Non ne sono a conoscenza. La risposta a me è secca. Ah, è il, è probabilmente, eh, non, non voglio dire l'unico, ma sicuramente il più utilizzato algoritmo per la ricerca del minimo globale. Ok, allora proviamo a fare eh, qualcosa che vi fa vedere un po' le potenzialità di questi strumenti. Ora, ehm, sono stato molto indeciso effettivamente su come strutturare questa, eh, chiamiamola, dimostrazione pratica, perché sebbene nel eh, nostro gruppo di ricerca manteniamo eh, da anni delle librerie software per la ricostruzione eh, tomografica, sia in trasmissione che in emissione. E tra l'altro, queste librerie sono già trasferite all'industria. Ora avrei potuto mostrarvi qualche frammento di codice senza necessariamente contravvenire agli obblighi di riservatezza. Eh, temo che non sarebbe stato granché istruttivo né tantomeno eh, divertente. Sì, è vero, abbiamo sviluppato anche degli strumenti eh, grafici per testare un po' questi algoritmi con dei fantocci, ma è anche vero che. Eh, data le complessità eh, di calcolo che vengono utilizzate poi i tempi di ricostruzione spesso sono eh, lunghi in questo contesto non me la sono sentita di, di parlarvi di queste cose quindi con la speranza di fare qualcosa di forse un pochettino più coinvolgente ma potrei anche sbagliarmi eccomi quindi aspetto il vostro feedback in questo senso sono passato all'anello successivo della catena dell'imaging e quindi Fondamentalmente, adesso lavoriamo con un piatto già cucinato, quindi con delle immagini che sono già state costruite all'interno di eh, piattaforme di tipo commerciale, eh, solo allo scopo di farvi vedere alcune applicazioni e anche mh, diciamo, come si può ottenere magari un'informazione dall'immagine che non è immediatamente comprensibile dalla semplice osservazione visiva di queste fette. E, eh, per questo eh, motivo ho selezionato un'immagine TAC, vedete qui nei tre piani ortogonali. Quindi, abbiamo eh, qui in alto a destra la sezione transassiale, qui abbiamo la sezione sagittale e coronale. E questo è uno studio che viene fatto eh, con mezzo di contrasto, perché poi l'obiettivo diagnostico è quello di andare a visualizzare l'albero vascolare, in particolare le carotidi. Eh, premessa, quando uno dice eh, guardo un attacco, ho fatto un attacco praticamente non sta dicendo niente fino a quando non va a specificare con che tipo di quesito ha fatto quell'esame e con che tipo di tecnica eh, è stato eseguito l'esame stesso. In questo caso stiamo guardando un eseguita con tecnica elicoidale, con iniezione di mezzo di contrasto e con risoluzione uniforme su tutti i tre eh, assi, su tutte le tre dimensioni. Lo scopo di questo esame è quello di valutare lo stato delle eh, carotidi. E queste sono immagini che provengono da uno studio di ricerca in cui eh, andiamo a sperabilmente identificare dei parametri eh, anche quantitativi delle immagini che ci permettano di eh, avere una correlazione con qualche valore che ha un significato prognostico del paziente, ma non entro ovviamente nei dettagli nello studio, quello che vi voglio far vedere è come è possibile con alcuni software passare da immagini bidimensionali a immagini tridimensionali, anche eventualmente ottenendo delle informazioni di tipo quantitativo. Beh, allora eh, cosa succede, cosa fa eh, l'operatore quando va ad aprire queste immagini? Intanto e quello, la prima cosa che si fa è un'ispezione visiva, eh, soprattutto partendo dal piano transassiale. E quello che devo identificare, in questo caso il mio target di interesse, che sono le carotidi. Eh, vado a ingrandire il piano transassiale. Ecco, io le carotidi eh, le vedo qui, sono questi due cerchietti. Quello che stiamo guardando è la sezione trasversale del vaso mh, che è perfuso da un mezzo di contrasto basato eh, su eh, iodio fondamentalmente. Ovviamente non è uno iodio libero molecolare, è uno iodio come si dice chelato, cioè incluso all'interno di una struttura chimica, di una gabbia che lo rende chimicamente e metabolicamente inerte, altrimenti questo oggetto andrebbe eh, come minimo nella tiroide, non è quello che vogliamo, lo iodio è utilizzato perché ha un alto numero atomico e quindi ha un, un elevato potere di attenuazione che mi permette poi di separare nelle immagini il contributo del sangue, in cui questo iodio scorre, dal contributo dei tessuti circostanti. Se io non utilizzassi questo mezzo di contrasto, vedremmo un'immagine in cui sangue e muscolo hanno fondamentalmente lo stesso grigio e quindi non vedrei assolutamente nulla, ecco perché eh, si usano questi strumenti. Ecco, qui siamo eh, fondamentalmente proprio all'altezza del collo, queste sono le vertebre cervicali. Se saliamo ancora cominciamo a vedere, eh, ecco, qui sto, qui sto andando verso le spalle, tra l'altro il problema delle spalle si vede da queste eh, strisce orizzontali che sono eh, un artefatto dovuto proprio alla diminuzione del numero di fotoni che ho nell'attraversamento del corpo in questa direzione. E, Salendo arriviamo alla eh, ecco, parte dentale, qui è molto evidente questo artefatto che è un artefatto molto famoso e molto tipico dovuto alla presenza di una impiombatura eh, in un dente, questo è il sole, che è il famoso sole che crea la non linearità eh, nell'immagine e che quindi crea degli artefatti. E, mh, quello che si vede qui è anche eh, che tutto ciò che ha un grigio è più o meno chiaro è tessuto eh, muscolare che è un, ha una certa densità simile all'acqua invece il grigio un po' più scuro è fondamentalmente grasso che ha una densità minore e naturalmente io posso selezionare la finestra di contrasto agendo su questi eh, controlli andando a enfatizzare quello che più mi interessa ad esempio Facendo una procedura del genere che però non è restituita con la stessa fedeltà anche dal proiettore ho una migliore capacità di distinguere la parte ossea e la parte invece di tessuto molle necessita un contrasto di tipo diverso, quindi una finestratura come si dice diversa. È questo che sto andando a fare io in questo momento. L'informazione che abbiamo da queste immagini è sempre molta di più di quella che vediamo con una singola impostazione di, 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 di finestrature di contrasto. Perché? Perché queste immagini, ve lo accennavo l'altra volta, sono codificate con un numero di bit pari a 16, quindi con numeri interi che vanno da 0 a 65.000. Ora, il range reale poi di utilizzo di queste macchine è un po' inferiore, eh, che tipicamente. Eh, si va da meno 1000, che è il numero di housefield dell'aria, fino a 3000, 4000, 5000, che è il numero di housefield dell'osso dell compatto, e quindi sono già 5000, 6000 livelli di grigio. Il nostro occhio, si dice in maniera un po' praticona, che vede a 8 bit, nel senso che noi non riusciamo a distinguere in un'unica. Eh, rappresentazione in un un'unica eh, fotografia più di 256 livelli di grigio, ovviamente non sono proprio 256. e Quindi quello che dobbiamo fare è eh, prendere questa informazione che è più di quella che noi possiamo distinguere e sceglierci la fetta di informazione che vogliamo visualizzare per lo scopo che dobbiamo raggiungere. Mm? Ora eh, uno potrebbe dire, beh, come fai a vedere che queste sono le carotidi? Beh, tanto per cominciare, qui eh, abbiamo <coughs> Un qualcosa di abbastanza evidente che sono processi di calcificazione che spesso avvengono eh, a cavallo della biforcazione, cioè eh, in quel punto di carotide che eh, dal tronco comune va poi verso carotide interna e carotide esterna, salendo verso i vasi cerebrali. Eh, questi punti di biforcazione hanno delle caratteristiche proprio in termini di, 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 di flusso eh, che sono tali da andare a alterare alcuni processi fisiologici mh, che... Eh, sono fondamentalmente ateroprotettivi, cioè i nostri vasi sono sottoposti al continuo stress del flusso sanguigno. Quando questo flusso diventa turbolento in alcuni punti, questi meccanismi ateroprotettivi vengono meno e eh, si può innescare quella che è la malattia aterosclerotica. Ovviamente è una malattia multifattoriale, dipende da tante altre cose e non sono certo il, la persona eh, come dire, più indicata a raccontarvelo. Quello che però dobbiamo fare qui è trovare la maniera di capire, di aiutare il medico a capire se effettivamente questo paziente necessita di un qualche tipo di procedura, per esempio invasiva, oppure no, o perlomeno andare a quantificare dei parametri che ci possono interessare. Ora sì, è vero, lo vediamo il vaso, è questo bel cerchietto, cerchietto perché è fondamentalmente è un, un, un cilindro eh, diviso da un piano trasversale, eh, però è un po' difficile andare a seguire la sua tridimensionalità. Quindi, da queste immagini bidimensionali, quello che potrei fare, per esempio, qui è andare a provare a fare una costruzione tridimensionale. Mm? Ora sicuramente mi aiuta il fatto di poter vedere l'immagine anche su altri piani, andiamo a vedere per esempio quello coronale e eh, se guardiamo lo stesso oggetto eh, stiamo guardando la stessa cosa su un piano di taglio diverso, qui si vede molto bene la biforcazione, continuano a vedersi molto bene le calcificazioni che... E soprattutto alla TAC danno un segnale molto elevato in quanto il calcio ha anche un numero atomico più elevato rispetto a quello dei tessuti circostanti ma ancora non apprezzo la tridimensionalità Beh, quello che posso fare qui è una serie di misure bidimensionali ad esempio posso utilizzare questo tool e fare banalmente una misura di diametro del vaso in questo punto a monte della biforcazione ho 6 mm, quello che è venuto Beh, già qui effettivamente c'è una cosa abbastanza evidente che è un restringimento, eh, quello che si chiama una stenosi. E questo crea fondamentalmente un, un, un problema per tutto ciò che sta a valle di questa biforcazione. Cioè, eh, eh, corro il rischio di non dare sufficiente nutrimento ai tessuti che poi eh, si trovano più a valle. Qui, per esempio, ho un diametro di 1,6. Eh, una cosa interessante, forse da vedere qui è che questa stenosi non sembra essere prettamente a contatto con una parte di calcificazione, di fatto la calcificazione sì è un marcatore di, di gravità della lesione aterosclerotica, e non è necessariamente quello correlato a una prognosi, come dire, peggiore. Ecco, la, 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 la cosa veramente peggiore della malattia aterosclerotica è quando la placca diventa instabile. Placca instabile significa che questa lesione può staccarsi dal vaso, entrare in circolo e creare un trombo. Ecco, eh, il sacro graal dell'imaging cardiovascolare è proprio quello di identificare, possibilmente anche da esami non invasivi come questo, dei possibili marcatori di vulnerabilità di placca. È uno dei campi forse più attivi della ricerca in questo settore. Bene, proviamo a eh, tornare ai tre assi e utilizziamo una caratteristica di questo software che ci permette, sperabilmente, di eh, partire da questo che è uno stack ordinato di pixel in tre dimensioni e ottenere un'immagine tridimensionale. Come è possibile ottenere un'immagine tridimensionale da questo insieme di pixel? Beh, allora, innanzitutto qui abbiamo un'immagine che è di tipo, come si dice, raster. Un'immagine di tipo raster è fondamentalmente una mappa ordinata di, eh, di, di pixel, ognuno di quali è rappresentato con una certa profondità di bit. Da, partendo da un'immagine raster, noi vorremmo invece ottenere un'immagine vettoriale, cioè un'immagine che è fondamentalmente un modello digitale che può essere esplorato nelle tre dimensioni. Immagini vettoriali, per esempio, sono quelle che vengono date in pasto alle stampanti 3D, se qualcuno pratica solo con questo settore. Beh, quello che devo fare per rendere tridimensionale questo oggetto è, tanto per cominciare, andare ad assegnare una opacità arbitraria a ognuno di questi tessuti. E poi applicare delle eh, leggi di riflessione della luce che sono quelle tipiche, come dire, de 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 della nostra visione e quindi ottenere un, un oggetto che può essere visto così come noi guardiamo gli oggetti nella pratica, eh, nella quotidianità. Ecco quindi. Eh, Utilizziamo quest'altro strumento che è la cosiddetta funzione di trasferimento. Quello che vedete qui è l'istogramma dell'immagine. Che informazione rappresenta? Beh, rappresenta la frequenza con cui ciascun valore di grigio compare nello stack tridimensionale. A sinistra abbiamo gli oggetti meno densi, quindi l'aria. Questo è in scala logaritmica e non è in scala lineare. E quindi Qui eh, abbiamo fondamentalmente l'aria, quella che è rappresentata dalle densità più basse, poi abbiamo un altro picco, eh, evidentemente qui la, la maggiore frequenza è quella dei pixel eh, assegnati al muscolo, quindi comunque a questo eh, grigio un po' più chiaro, e poi abbiamo tutta una coda in cui abbiamo la parte ossea che non è associabile a un unico valore di grigio, ma tutto sommato occupa un, un, un range di valori di grigio. Beh, allora proviamo pian piano ad assegnare un po' di opacità a ognuna di queste componenti e vediamo se in questo riquadro riusciamo a visualizzare qualcosa che è comprensibile. Partiamo dall'aria, aumentiamo questa funzione che è appunto dicevo, la funzione di trasferimento e cosa succede? Che stiamo dando un'opacità, forse è il caso di spegnere qualche luce. Forse, va bene. Ok, forse così va meglio. Eh, dunque, è risultato deludente. Se noi rendiamo opaca l'aria, fondamentalmente stiamo eh, creando opacità in tutto quello che circonda il paziente e quindi nascondiamo invece di eh, visualizzare quello che ci interessa. Quindi, questa fetta di istogramma noi la portiamo dal punto di vista di funzione di trasferimento a zero e la rendiamo quindi trasparente. Proviamo a vedere invece che cosa succede se io do opacità a questo picco, che fondamentalmente corrisponde alla maggioranza dei tessuti che ho. Allora, prendiamo questo punto e aumentiamo l'opacità. Ecco, eh, se non fosse che questo, eh, questa ricostruzione è parziale, quindi è tagliata nel volto, in barba a tutte le regole sull'anonimità, se io conoscessi questa persona, probabilmente la riconoscerei da. <ride> da questa ricostruzione. Eh, ovviamente per tutti gli studi di ricerca le immagini devono essere anonimizzate, ora qui il volto è tagliato non per motivi di anonimizzazione ma perché l'informazione che ci interessa non è, non è in quel punto. Eh, interessante, simpatico, iconografico, certo non facciamo un attacco tridimensionale per, per fare qualcosa che potremmo fare con la macchina fotografica o anche con delle tecniche laser, per esempio il laser scanning è molto utilizzato anche nel campo della conservazione dei beni culturali se ci interessa soltanto la parte esterna dell'oggetto, eh, sicuramente se utilizziamo delle tecniche a raggi X perché non ci interessa tanto l'esterno quanto l'interno, ovviamente in tutto questo l'esterno viene gratis ma in questo contesto non ci interessa quindi lo mettiamo a zero proviamo invece a vedere cosa succede se diamo opacità a quello che sta più avanti nell'istogramma ecco qui cominciamo a vedere qualcosa di interessante che non vedevamo prima e che sicuramente non possiamo vedere né a occhio nudo né con un laser scanning ora eh, in questa visualizzazione compaiono una serie di cose, non tutte mi interessano, ma ahimè, eh, spesso le informazioni sono sovrapposte nell'istogramma, eh, in quanto eh, per esempio la parte vascolare, quindi quella enfatizzata dalla presenza di mezzo di contrasto, rientra nella stessa eh, come dire, finestra di, di, di grigi di numeri di Hounsfield anche della parte osseo o di altre componenti che ci interessano meno. E, tipicamente l'informazione che ci interessa è in una finestra abbastanza stretta qui del, dell'istogramma tra i 100 e i 400 numeri di Housefield. Proviamo a vedere che cosa cambia se noi innanzitutto ingrandiamo, hm? poi zoomiamo un po' nella parte che ci interessa. Ecco, comincio ad avere un'informazione. Spesso ci possono volere ore prima di ottenere la visualizzazione che più è indicata a seconda dello scopo. Eh, bene, qui vedo un certo numero di cose che mi possono interessare. Innanzitutto vedo qualcosa che dalle singole fette bidimensionali assolutamente non potevo vedere, cioè la complessità della rete vascolare nella sua tridimensionalità. È informazione che sicuramente dal punto di vista del medico è molto interessante. Sicuramente la cosa che interessa di più è il fatto di poter identificare eventuali restringimenti o stenosi a valle delle placche o comunque in punti eh, isolati eh, di nostro interesse. Proviamo un po' a variare perché magari stiamo vedendo più di quanto ci interessa. Ecco, questo è anche un, un problema della visualizzazione dell'image processing. Cioè noi stiamo eh, vedendo una fetta di informazione che è contenuta nello stack tridimensionale, ma quale fetta? Se io adesso prendo e faccio una stampa di questo oggetto qui e la mostro a un medico, lui non saprà mai cosa ho cancellato volutamente, soltanto agendo su questi parametri, e cosa invece mi è rimasto. Quindi è qualcosa di assolutamente arbitrario. Ecco perché è molto delicato, eh, soprattutto appunto fare diagnosi su questo tipo di immagini. E... Quello che si vede qui è che evidentemente c'è un restringimento della parte di eh, carotide esterna qui a valle di questa placca, qui non è effettivamente immediato vederlo, ma c'è tutta la zona eh, in cui ho una la calcificazione. La calcificazione nella maggior parte dei casi è estrofless, estroflessa rispetto al vaso. In realtà poi la stenosi ce l'ho a valle, qui sembra quasi che il vaso si interrompa, ma in realtà non è che si interrompa, è che qui poi ho un lume, quello perfuso dal mezzo di contrasto, che è troppo piccolo per essere ricostruito da quest in questo tipo di visualizzazione. E questo è un campanello d'allarme. Questa è proprio la tecnica eh, di eccellenza per visualizzare in modo non invasivo questo tipo di lesione. Beh, per farla breve, eh, questo paziente è stato sottoposto a chirurgia, a intervento di... Endoarterectomia, quindi è stata eh, come dire, rimossa e rimpiazzata la parte, di, la parte stenotica. Eh, ora quello che abbiamo fatto anche in questo eh, protocollo di ricerca è andare a mettere la lente di ingrandimento su questo reperto chirurgico che in casi normali viene buttato nella spazzatura. Noi abbiamo chiesto al Comitato Etico, per favore, invece di buttarlo nella spazzatura potete gentilmente darlo a noi, lo vorremmo studiare con altre tecniche a più alta definizione, quindi in particolare la microtac. Perché serve fare la micro-tac? Ecco, beh, questa immagine dice molto ma non dice tutto. Se torniamo a questa famosa immagine nel piano transassiale e zoomiamo e zoomiamo e zoomiamo ancora, beh, arriviamo a un punto in cui, ahimè, non possiamo continuare a zoomare all'infinito. Cioè, prima o poi ci scontriamo con i limiti di prestazioni del nostro strumento. Ecco. Quindi questo, con un esame di tipo eh, diagnostico convenzionale, dando una dose di radiazioni finita e non infinita al paziente, è il massimo che possiamo ottenere. Cosa succede se noi prendiamo questo segmento che è stato estratto dal paziente e lo andiamo a studiare invece con una tecnica di laboratorio che si basa sugli stessi principi fisici della TAC, ma che è ottimizzata per gli studi ad altissima risoluzione? Beh, otteniamo un'informazione di questo tipo. Ecco, vedete che eh, quello che stiamo vedendo qui forse non appare immediatamente chiaro, ma è esattamente la sezione trasversa che qui vediamo sfumata in questo modo. Questa è una eh, ricostruzione con un eh, passo di campionamento di 0.3 mm in tutte le, le, le dimensioni, questa è un'immagine ottenuta con 30 micron di risoluzione in tutte e tre le dimensioni. Se io qui continuo a zoomare, continuo a percepire dettagli che ovviamente nella immagine di sopra non era possibile ottenere. Quindi è anche possibile andare a studiare un'eventuale struttura interna della placca e correlarla sperabilmente con dei parametri che hanno una rilevanza diagnostica. E è vero che eh, non tutto è oro quello che luccica, è il fatto di, di fare una uh, visualizzazione, come si dice, ex vivo, quindi da un reperto chirurgico, da una biopsia. Da una biopsia altera un po' quelle che sono le condizioni eh, che, che io invece ho eh, nel, nel paziente intatto. Ecco, tanto per cominciare qui non ho la pressione del sangue che mi va a distendere i tessuti così come sarebbero distesi nel, nel, nell'immagine che ho sopra, quindi ho una distorsione un po' del vaso rispetto a quelle che invece ho in vivo quando il sangue c'è dentro ed è alla pressione fisiologica. Però ecco, sicuramente una cosa che posso fare qui è quantificare eh, la, 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 la dimensione di calcio, eh, quindi il volume di, di zona calcificata con un'accuratezza un e precisione molto più elevata. Ecco, questo è uno strumento software più che altro per ispezione qualitativa, non, non è molto indicato per fare. E quantificazione. Passo quindi a un altro tool che è quello che vedete qui. Ah, ecco questi eh, software che sto utilizzando sono tutti eh, scaricabili gratuitamente dalla rete. Eh, questo che abbiamo visto finora è un pacchetto abbastanza famoso. Si chiama, vedete qui, Ball View. Poi eventualmente avrò l'accortezza di mettere mh, eh, i riferimenti, perlomeno i link da cui si possono scaricare questi programmi. Ma, insomma, basta cercare su Google e vengono fuori. Quest'altro invece è un tool che è stato sviluppato all'Università dello Utah e che è maggiormente indicato per misure di tipo quantitativo, ovvero per quella procedura che eh, prende il nome di segmentazione. Eh, Cos'è la segmentazione? Beh, è creare oggetti vettoriali partendo da oggetti raster e una volta eh, ottenuto l'oggetto vettoriale eh, relativo a una certa parte del corpo che mi interessa, andare a fare delle misure morfometriche in tre dimensioni di, 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 di quel componente. Come si fa? Beh, allora immaginiamo di voler eh, tornare su questa nostra carotide e eh, misurare per esempio il volume di calcio. Ora eh, lo possiamo ovviamente fare... Eh, anche sulla, sulla, sulla TAC eh, clinica, mm, quindi non soltanto sulla eh, sua controparte preclinica, quindi sulla, sulla micro TAC. Beh, eh, come si fa? Allora, innanzitutto quello che dovremmo fare è selezionare un sottoinsieme dell'immagine onde evitare di eh, come dire, estendere, mm, questa, eh, questa nostra analisi quantitativa a una zona troppo elevata, includendo quindi anche dettagli che non mi interessano. Facciamo quindi quello che si definisce nel gergo tecnico un crop, che è la traduzione inglese di ritaglio, quindi ritagliamo l'immagine nella zona che ci interessa, quindi apriamo lo strumento apposito. Andando a selezionare un uh, parallelepipedo nell'intorno della biforcazione della carotide. Ah, qui non vedo molto bene. Eccoci qua. Solitamente queste cose si fanno su uno schermo da almeno 24 pollici, altrimenti si diventa pazzi. Bene, andiamo a zoomare sulla parte. Bene, adesso che ho, come dire, ristretto... L'immagine alla zona che più mi interessa. Che cosa posso fare per andare a segmentare, quindi isolare, ad esempio, la parte di calcio. Ecco, questo è un marcatore che viene utilizzato, spesso volume di calcio eh, nelle arterie. Ehm, beh, prendiamo uno strumento che è quello che ci permette di mettere delle soglie nel, nell'immagine, di nuovo abbiamo un istogramma, di nuovo abbiamo vari picchi. Allora, che cosa possiamo fare? Qui andare a selezionare eh, tutta quella parte di istogramma che è relativa al calcio. Se noi eh, variamo manualmente la posizione della soglia bassa qui nell'istogramma, vediamo che vengono selezionate una quantità maggiore o minore di pixel. Anche in questo caso abbiamo una certa arbitrarietà, in quanto a causa. Della natura un po' sfumata di questi dettagli, che sono abbastanza piccoli eh, se confrontati con la risoluzione spaziale dello strumento, e non abbiamo dei veri e propri contorni netti della calcificazione, abbiamo dei contorni un po' sfumati. Quindi, dobbiamo stabilire un criterio e quando ci mettiamo a lavorare con queste immagini utilizziamo sempre quel criterio. Un criterio, per esempio, può essere scegliere mettere la soglia al 50% del massimo rispetto al picco del tessuto, diciamo muscolare, che è questo tessuto qui. Applicando questo criterio metto la soglia in questo punto, creo un layer, dopodiché vado a creare quella che dicevo prima, cioè un'immagine vettoriale. Spengo un po' di dettagli. E, eh, beh, sebbene non sia chiarissimo, quello che qui è comparso è... Eh, Diciamo, la struttura tridimensionale di queste calcificazioni più altre cose che mi interessano meno. Che però rientravano nello stesso parallelepipedo di selezione e nella stessa finestra di grigio. Ci sono delle tecniche ovviamente per isolare questa parte, ma adesso perderemo troppo tempo. La cosa che vi volevo fare vedere è che una volta che ho fatto questo livello qui, posso andare in questo tool e dire calcola il volume. Siccome qui è tutto calibrato in millimetri, allora il volume che Ottengo è un volume in millimetri cubi, quindi microlitri. Quindi, questo, questa analisi mi ha detto che in questo caso, in questo paziente, in questo punto ho 212 microlitri di calcio, che ovviamente è più di quanto eh, ho nella verità perché sto contando anche queste, queste zone che sono indesiderate. Proviamo a fare la stessa cosa sulla microTAC. Apriamo l'altra immagine non salvare non mi interessa. Beh, qui eh, diciamo eh, la strada è un po' più facile perché ho nel campo di vista soltanto il campione, soltanto il pezzo che mi interessa, non solo, ho anche una definizione molto molto più netta dei veri confini spaziali di questa calcificazione, quindi andando qui a vedere che forma ha. L'istogramma, ecco vedete che anche in scala logaritmica ho questo picco che è un, proprio il picco della componente calcificata. Quindi riesco a distinguerlo in questo caso anche nell'istogramma. Allora, qui la scelta della soglia è ben più facile, crea un livello. Andiamo a fare questa volta anche qui la misura quantitativa, ecco, vedete, questo è quello che è. Lo vediamo in grande. Questa è la distribuzione del calcio all'interno di questo frammento. Naturalmente mi sono perso un po' la parte tissutale. Un'altra cosa che si vede è l'elevato grado di frammentazione della placca, ahimè, questo però dipende anche dall'intervento chirurgico, in alcuni casi il medico quando agisce, quando opera deve come dire, lavorare in maniera anche distruttiva, e tutto sommato però il volume complessivo di calcio viene mantenuto anche se la forma un po' cambia. Questo un po' ci disturba perché nei nostri scopi vorremmo andare anche a studiare dei parametri di forma, per esempio a studiare la geometria frattale di queste placche per capire se questo può avere una, un indice di aggressività. Se lo scopo è soltanto quello di misurare il volume, allora gioco facile, applico questa soglia che vi ho appena detto e qui viene fuori un volume di 152 microlitri. Che tutto sommato è compatibile con la misura che ho fatto di lì all'attacco normale, considerando anche che di lì avevo eh, come dire, dei dettagli però indesiderati che non avevo eliminato. Sicuramente in questo caso ho una misura più attendibile. Ecco, un possibile. Il eh, parametro di studio è quello di andare a, a, a vedere quanto affidabile è la misura del calcio fatta in una TAC clinica, prendendo poi come gold standard, come riferimento, le misure fatte eh, sul laboratorio, quindi su macchine specifiche con questi strumenti. Ecco, io mi fermerei qui, potremmo andare avanti ovviamente per, per ore, però ecco, volevo soltanto darvi un po' di eh, sapore di quello che può essere poi l'utilizzo finale di questi strumenti eh, e spero di non avervi annoiato troppo anche in questo frangente. Grazie. Sempre uno studio tridimensionale delle arterie. Nel caso delle coronarie abbiamo una problematica aggiuntiva: c'è questo problema che il cuore batte, si muove. Ecco. E, tutto sommato, per la nostra vita non è un problema, però... <ride> Eh, ecco, il modo migliore di fare un'immagine in questo caso è fermare il cuore per una certa quantità di secondi, ma ahimè i medici sostengono tutti in modo concorde che non è consigliabile. Allora la tecnologia, ecco questo è anche uno dei miei settori di ricerca, eh, si è spinta a cercare di risolvere questo problema. Come? L'ho accennato, ma solo veramente come menzione la volta scorsa. Si usano delle tecniche di sincronizzazione. Abbiamo un segnale, un segnale unidimensionale che è quello che proviene dall'elettrocardiogramma, se noi riusciamo a eh, mandare in ingresso l'ECG del nostro paziente alla macchina, la quale macchina? Eh effettuerà l'acquisizione in maniera programmata soltanto in quelle fasi dell'ECG che noi attribuiamo a una certa fase cardiaca, allora è come se virtualmente stessimo congelando il movimento del cuore. Puoi immaginare questo esempio, se io mi metto a saltare in maniera periodica ripetutamente davanti a voi, se qualcuno ha la briga di farmi una fotografia esattamente nel momento in cui io sono in aria, quello che viene fuori è un filmato in cui io sto volando. Il principio è più o meno lo stesso. Ok. Inaugurazione il 21 di marzo, però la, diciamo, la mostra inizia il 22. Inizia il 22 e, e sarà quindi una mostra sul, sulle potenzialità cioè dell'immagine. È, è un percorso secondo me interessante perché voi entrerete nella mostra e, ed entrerete un po' nel passato. L'idea che abbiamo cercato... È un po' nell'organizzazione quello di farvi entrare nel passato, passando dal presente e poi facendovi uscire in quello che è il futuro, molto di questo futuro in realtà è già presente, però va a coprire un pochettino tutte le branche delle applicazioni della fisica in medicina. Io credo che lo potrete trovare interessante anche poi, soprattutto, nell'interazione con i vostri studenti.